così con le decole. Ma no, lei è una vera collezionista. No, lui dovete considerare che è una di quelle persone che compra magari un fumetto e dice: ah, il maggior, proprio most prized possession, la cosa è, ci è andato dietro per 6 mesi, no? Poi come l'ha comprato, bello, intonso, perfetto, lo vedi che magari lo infila stritolato, richiuso e rimpacchettato, piegato in due dentro la sacca, lo sacca, ma la tasca più minuscola del suo zaino, no? Poi lo ritira fuori, gli casca per terra in una pozzanghera, lo riprende e finalmente arriva davvero a casa e se lo legge tutto felice. Non davvero? Frega, assolutamente. C'ho la scatoletta per strada, no? La macchinetta, come si chiama la macchinetta? Cacciapon. Il cacciapon. In mezzo a questo cacciapon ci sono tanti cacciapon dentro, no? Sì. Esatto. Come li prendo? Come metti una monetina da, in Italia 1-2 euro penso che costino, in Giappone sono da 100, 200, 300 yen. E metti dentro, giri Emanuele e la pallina scende e fa pom. Quindi non è quella là con invece che c'è il braccio cambio, no, che no, devi afferrarlo. No, Andrea, io credo che per il bene tutto nei blister, cioè. Per il bene della trasmissione, mentre tu tieni dentro, apro il blister in questo momento. Serio? Apri il blister, aiutatemi. Scusa, c'è stato il premio che ci aveva chiesto Gnoma. Esatto. Detto, possiamo aprire in diretta questo blister? Tanto per te non fa niente. No, mamma, io 2, 3, 4 settembre non sono a casa tua. Attenta a Maya. Ma che fai? Nelle minacce. Le minacce. Maya-sama sarà nostra.